Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Pokémon XD. Allora signori, in questa puntata ci dirigeremo verso lo stadio di Diamantopoli. Lo stadio di questa città, dopo aver liberato e scoperto che ogni abitante della città era in realtà un membro del Team Crypto. Comunque dirigiamoci verso lo stadio e sconfiggiamo questo primo allenatore, Greg Cripsoldato. E comunque, se potete notare bene, ogni volta che andiamo avanti, questi qui si fanno sempre più forti. Adesso ci ritroviamo contro un bel Torkoal e un Nuzleaf. Ne vedremo delle bellissime. E mandiamo in campo Nuzleaf e Jolteon. Sostituiamo Nuzleaf con il nostro piccolo Spill. Dai Spill, eccolo qui. E adesso usiamo con Jolteon un bel morso su Nuzleaf. Perfetto, dovremmo far più danni possibili. Vediamo un po', speriamo ecco di non essere addormentati, paralizzati o bruciati da Torkoal. Speriamo in bene. Ecco, Nuzleaf usa bruciapelo sul nostro Jolteon. Adesso tutti questi allenatori iniziano ad usare questa mossa e fanno anche bene in realtà. Torkoal usa brace. Per fortuna, se non avessimo cambiato, signori, il nostro povero Nuzleaf sarebbe andato al creatore. E Spill, chiaramente un Pokémon di tipo acqua, è bruciato. Usiamo pistola d'acqua su Torkoal e morso su Nuzleaf. Ma mamma mia, comunque c'è una sfortuna proprio gigantesca. Morso non è molto efficace e a questo punto colpiamo con Tentena, vedete la giustizia divina. E usiamo pistola d'acqua. Per fortuna è un attacco speciale, quindi la sua potenza non è ridimensionata. Torkoal si rialza e riutilizza brace. Forse questo Pokémon ha un'abilità che brucia istantaneamente Pokémon. Sarebbe fortissimo però. E Spill si rialza, anche se tutto bruciato. Ora usiamo pistola d'acqua su torniamo indietro. Raggio Aurora su Nuzleaf e con Jolteon, con lo shock di tipo terra mi sa. No, Torkoal è tipo terra mi sa. Ma forse è solo fuoco, quindi andiamo sul sicuro. E in questo modo abbiamo sconfitto il Pokémon di tipo fuoco e dovremo mandare KO con la nostra Raggio Aurora anche il Pokémon tipo erba. Ed ecco signori anche Swinub, che carino. E guardate un po' signori, un altro Pokémon di tipo ombra scovato, il Pokémon suino. Lo aveva Lucinda nell'anima, guardate quante risate. Nuzleaf usa Giga Assorbimento, non dovrebbe dargli molto, infatti. Con la nostra Raggio Aurora dovremo levargli un bel po' di vita però. Spill usa Raggio Aurora e manda al creatore Nuzleaf. Oh, il nostro Spill si sta rivelando fondamentale, veramente un Pokémon fortissimo. Ora che si evolveranno poi i nostri Pokémon saranno anche più forti. Ora, aspacciamo, vediamo un po'. Corpo scontro su Swinub. Corpo scontro, no, forse no, non mandiamo KO. Usiamo Fango Sberla e poi Tononda. Benissimo. Almeno è l'ultimo Pokémon dell'allenatore, mettiamolo con le spalle al muro. Ah, è vero, non ha neanche effetto, è tipo terra. No, che pizza. E con questa bella onda scura e il fuoco, guardate, il nostro Spill è veramente fregato. Poverino. Spill usa Fango Sberla. Non ha levato neanche poi troppo, per fortuna. E la precisione cala. A questo punto sostituiamo Spill con Nuzleaf. Almeno vediamo un po' se il nostro altro Pokémon ha delle mosse più utili. Forza, mandiamolo in campo. E con Jolteon usiamo Attacco Rapido, è la mossa più debole che conosce. Se lo mandiamo KO in questo modo, signori, guardate, con tutte le altre mosse non possiamo farci niente. Vediamo un po', Jolteon usa Attacco Rapido. Coraggio, Jolteon. Ok, è una mossa, va bene, abbiamo levato anche abbastanza. Swinub riutilizza Onda Scura, dannati Pokémon Ombra e le loro mosse, super efficaci su ogni tipo. Per fortuna però il nostro piccolo Nuzleaf incassa bene. Ora usiamo Rinfrescata con questo Pokémon e continuiamo con Attacco Rapido. Bene, in questo modo dovremo mandarlo, diciamo, a vita rossa senza rischiare troppo. Ok, anzi io direi già di colpire con una bella Mega Ball. Nuzleaf usa Rinfrescata, ok, abbiamo sprecato il turno. E Swinub utilizza Onda Oscura. Benissimo. Con i Pokémon di tipo terra però purtroppo non abbiamo bei rapporti. Siamo sempre abituati ad usare tono onda. Quindi usiamo la nostra bella Kleptoball, potenza massima, Mega Ball. E cerchiamo di catturare questo bellissimo Swinub.
che ricordo non ha l'evoluzione di Mamoswine in questo gioco. Vediamo un po' se la Kleptoball Mega Ball avrà effetto. E uno, e due, e tre. E signori, abbiamo catturato un altro Pokémon di tipo ombra, per fortuna. E la nostra lista di Pokémon ombra si fa sempre più lunga. E abbiamo avuto la meglio sul povero Greg Soldato, che viene sbaragliato dalla nostra potente squadra. E adesso abbiamo, si aprono le porte verso lo stadio di Diamantopoli. Ci ritroviamo qui fra un secondo. Perfetto signori, abbiamo la via spalancata verso lo stadio di Diamantopoli, una delle principali attrazioni di questa città nel deserto. E adesso, ritroviamo subito qua una bella hall deserta. Probabilmente tutti gli abitanti, ma proprio tutti, saranno imprigionati in qualche camera buia. Vediamo un po'. Ah, ecco le prime reclute dello stadio. Vediamo un po' chi si avvicina. Ehi ragazzetto, non ti avevo detto di lasciarci perdere? Chi sarà mai? Uno della squadra? Editta Crip Soldato. Wow, che nome originale, veramente. Che butta in campo Pelipper ed Electrike. Ah, questa è una squadra bestiale. Ma noi ce la faremo con i nostri brillanti Pokémon. Andate, Spill e Nuzleaf. Abbiamo fatto un team che è un portento. Potrei dire di bersagliare prima di tutto Electrike. Quindi possiamo sia usare corpo scontro su Pelipper, probabilmente. E poi andiamo con Giga Assorbimento su Electrike. Usiamo le mosse che levano di più almeno. Di certo non li manderemo KO, ma abbiamo buone probabilità di paralizzare Pelipper. Quindi andiamo avanti così. Bravissimo Nuzleaf. Pelipper usa attacco d'ala. Un bel colpo, bello tosto. Ma il nostro Nuzleaf resiste. Ed Electrike usa Fulmi Sguardo. E la difesa di Spill cala. Coraggio, Spill utilizza corpo scontro. Vediamo un po'. Ah, non è neanche molto efficace. Quindi a questo punto che cosa fare? Allora, usiamo Raggio Aurora su Pelipper e dobbiamo usare Giga Assorbimento su Electrike per ricaricarci un po' la nostra vita. Nuzleaf usa Giga Assorbimento. Molto bene. Avanti il prossimo. Vediamo un po' quale Pokémon butterà mai. Electrike esausto. Speriamo che non butti un altro Pokémon di tipo volante. Sarebbe la nostra fine. E Nuzleaf sale anche a livello 29. Impara qualche nuova mossa? No. Comunque in questo gioco veramente non ci sono emozioni, porca miseria. Sempre le stesse mosse hanno i Pokémon. Ed ecco un altro Pokémon, ombra signori, un bello Spearow. E a questo punto io direi anche di correre ai ripari. Nuzleaf si salva miracolosamente, ma direi che è ora di sostituirlo con il nostro Jolteon. Vai. È un bel colpo deciso. Avremmo dovuto usare Raggio Aurora fin da subito. A questo punto usiamo Raggio Aurora su Pelipper e sostituiamo Nuzleaf con il nostro Jolteon. Benissimo. Ma a questo punto dovremo aver annientato le difese della povera Editta. Vediamo un po', mandiamo in campo Jolteon. E il nostro Spill tra un livello dovrebbe anche imparare una nuova mossa. Spiro utilizza Ombra Attacco. È super efficace, ma il nostro Jolteon non sembra sentir fatica. Pelipper utilizza Pistola Acqua. No, sul nostro Spill, questa non è stata decisamente una mossa saggia. E Spill utilizza Raggio Aurora ed elimina il Pokémon avversario. Siete già allenatori di un altro livello. Comunque il nostro Pokémon sale di un livello. Benissimo, adesso concentriamoci sul Pokémon di tipo volante. Allora usiamo qui Pistola Acqua, che non lo manda di certo KO, e usiamo Tononda. Perfetto, diciamo che non usiamo Tono Shock. Con questo paralizziamo il povero Spearow e colpiamolo con la nostra Pistolacqua. Coraggio, Spill non ha mai ucciso un Pokémon con un colpo con Pistolacqua, quindi speriamo che non lo faccia ora. Spill, perfetto, ce l'abbiamo fatta. E a questo punto mandiamo una bella Pokéball. Andiamo con una bella Pokéball per catturare Spearow nemico. E con lui utilizziamo un'altra volta Tononda. Lancia la sua Kleptoball, vai Kleptoball! E signori e signori, vediamo un po' se cattureremo mai questo Pokémon. Coraggio. 1, 2, 3, 4. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo catturato questo bellissimo Spearow, un altro Pokémon di tipo ombra. E il nostro Nuzleaf ci ha quasi rimesso le penne, ma noi siamo soddisfatti. Benissimo, abbiamo avuto la meglio su Editta Crip Soldato. Direi adesso di cambiare il Pokémon iniziale. Ah, non possiamo. Chi è?
Non immischiarti, ragazzino, lo dico per il tuo bene. Oh mio Dio, quale allenatore sarà? Frido Crip Soldato. Mazza, Frido Crip Soldato è proprio un bellissimo nome. Un bel Kineko e un bello Stuntler. Allora, vediamo. Siamo sicuramente i Pokémon più veloci. A meno che non abbiano un bruciapelo, allora sarebbe tutto un altro discorso. Quindi usiamo. Ecco, la prepotenza riduce anche il nostro attacco. Usiamo. Vediamo un po'. Raggio Aurora su Stuntler. E Giga Assorbimento su Stuntler. Eliminiamo almeno un Pokémon. Stuntler usa Sgomento. Perfetto, su Spill, sbaglia bersaglio. Incredibilmente stupido questo allenatore. E Nuzleaf usa Giga Assorbimento. Ecco, così dovremo essere a posto con le energie. Diciamo per almeno un pochino. Coraggio, Kimeko usa Riduttore, wow. Oh, ma fallisce, ci sta proprio andando di lusso in questa partita. E Spill utilizza Raggio Aurora. Ottimo. A questo punto dobbiamo utilizzare, vediamo un po', Raggio Aurora su Stuntler e Giga Assorbimento su Kimeko. A questo punto, no, usiamo Giga Assorbimento. Benissimo. Stuntler utilizza Sgomento. Coraggio, ah, non è molto efficace, per fortuna. E a questo punto Nuzleaf usa Giga Assorbimento. E dovremo ricaricarci un bel po'. Vediamo, ecco, dovremmo equipaggiare quello strumento che aumenta l'energia rubata e l'energia che viene assorbita. Sarebbe molto utile con Giga Assorbimento. Spill resiste brillantemente, Kineko subisce un colpo a colpo. E a questo punto Spill utilizza Raggio Aurora e finisce Stuntler nemico. Adesso dovrebbe mancare giusto un ultimo Pokémon, questi allenatori ne hanno sempre tre. Vediamo un po' che si inventerà il nostro bel Frido. Oh, Gribber nemico. Ah, meglio correre ai ripari, signori, è un altro Pokémon di tipo ombra. Grimer ha anche un bellissimo Pokémon, devo dire. Ora, che cosa possiamo fare? Utilizziamo, prendiamo innanzitutto Kineko. Utilizziamo Raggio Aurora e adesso sostituiamo... Ah, no, è vero, Grimer non dovrebbe saper usare mosse veleno, essendo lo stato ombra. Quindi usiamo Giga Assorbimento su Kineko per ucciderlo. Molto bene, Nuzleaf usa Giga Assorbimento. Oh, eleviamo anche un bel po' di energia da Kineko. Mandiamolo KO e poi concentriamoci sul Pokémon tipo ombra. E Kineko usa Riduttore, subendo anche un bel contraccolpo. Poi strano, insegnare a Kineko una mossa così di attacco fisico non ha molto senso. E Spill usa Raggio Aurora e mandiamo KO Kineko avversario. Adesso dobbiamo concentrarci su Grimer, eh? Sarà bello tosto. Vediamo che un po'. Grimer usa Rete d'Ombra. Wow, una nuova mossa, signori. Vediamo un po'. Spill non può scappare. Ma per fortuna... Ah, esatto, neanche Nuzleaf. Quindi, signori, non possiamo usare Tuono Onda. E a questo punto andiamo con Pistolacqua. Andiamo con Pistolacqua e poi Rinfrescata. Vediamo un po'. Nuzleaf usa Rinfrescata ma fallisce. A proposito, ma Rinfrescata si usa quando il Pokémon ha un problema di stato, no? E lo si ricura, però. Grimer usa Ombra Attacco. E va bene, ci manda KO il nostro povero Nuzleaf. Non ha possibilità. E comunque, tuttavia, potremmo già farlo evolvere, giusto? Ma stiamo aspettando un po' di tempo. Perché occorre semplicemente una pietra foglia. A questo punto usiamo un'altra Pistolacqua su Grimer e usiamo Tuono Onda. Dovremmo levargli decisamente di più questa volta. Speriamo in un brutto colpo, che cavolo. Grimer è paralizzato. Comunque, vedete, man mano che si va avanti, più Pokémon di tipo ombra incontriamo, quindi più lunghe saranno le nostre lotte. Però vabbè, questo gioco è fatto così. Grimer è paralizzato. Usiamo Pistolacqua e usiamo Tuono Onda. Così da levargli ancora un po' di vita e poi lanciare la nostra bella Pokéball. Grimer è già paralizzato e Spill utilizza Pistolacqua. Benissimo, e abbiamo levato anche già abbastanza vita. E Grimer utilizza Ombra Attacco. Wow, bello potente questo Grimer, comunque non dovrebbe essere male, eh. Lanciamo la nostra bellissima Pokéball e catturiamo anche questo Pokémon di tipo ombra, che è più del livello 23, quindi il più forte di quelli che abbiamo incontrato. E vediamo un po' di catturarlo. E 1, e 2, e 3. Molto bene, abbiamo catturato Grimer nemico. E così abbiamo sconfitto un'altra recluta del Team Crypto.
A questo punto vediamo un po' quali altri pericoli ci attendono. Vediamo un po' di raggiungere il centro dello stadio. Boh, andiamo a recuperare, a ricaricare la nostra squadra. Vedete, lì ci sta proprio, secondo me, ci sarà una bella lotta in vista. Vediamo un po' qui che cosa abbiamo. Una pietra idrica. Wow. Molto molto utile. Adesso però abbiamo anche delle iperpozioni nello zaino. Proviamolo ad usare. Strumenti, vediamo un po'. Abbiamo sveglia, antiscottatura, rivitalizzante. Usiamolo sul nostro Nuzleaf. E usiamo un po' di iperpozioni sui nostri Pokémon. Eccoli, stanno sopra. Ah, super pozioni ne abbiamo a bizzeffe. Nuzleaf recupera, usiamo gli anche su Spill. Benissimo. A questo punto sostituiamo il nostro Nuzleaf con il nostro Jolteon. Benissimo. In questo modo poi lo rialterniamo con Spill. E adesso dirigiamoci verso il centro dell'arena per incontrare questi nuovi nemici, si spera, e per liberare i poveri abitanti della città. Chi sono? Mai e poi mai, non avrete mai le nostre registrazioni. Che ne sarebbe della libertà di stampa? Chi è? Sei cocciuta per essere un ostaggio. Ti comunico però che quelle riprese non andranno mai in onda, carina. Mastro Malvaro in persona mi ha offerto la carica di reggente della regione di Auros. Quindi capirai che se si venisse a sapere che ho zittito gli abitanti di Diamantopoli, ciò danneggerebbe la mia carriera politica. Adesso sgancia le registrazioni, per favore. Cosa vuoi che me ne importi delle tue aspirazioni politiche? Non puoi mettere a tacere la stampa. Noi dell'OMS ci battiamo per la libertà e la giustizia. Questa notizia verrà diffusa. Peccato che tu non vuoi ascoltarmi, non mi lasci altra scelta. Ehi tu, non sei quel ragazzino che continua ad impicciarsi nei nostri affari? Egidio, stavi dormendo, toglimi dai piedi quel marmocchio. Signor, sì signore, signor Arpagone, Arpagone, sì, certo signore. Ed ecco una nuova lotta contro Egidio. Ehi ragazzina, è finita la ricreazione. E quindi prepariamoci alla lotta contro Egidio, Crypt Soldato, un'altra recluta del Team Crypto. E ha un bel Hoothoot ed un bel Graveler. Benissimo, abbiamo i Pokémon super efficaci contro questo povero malcapitato. Coraggio Spill e coraggio Jolteon. Spill utilizza Raggio Aurora su Graveler. E tu utilizza Tuono Shock su Hoothoot. In questo modo dovremo eliminare almeno tutte. I Graveler sono un po' titubante, no, anche brutto colpo. Il primo Pokémon è KO. Benissimo. E adesso tocca a te, Spill. Spill, utilizza Raggio Aurora. Wow, un bel Galpin, bel Pokémon, veramente. E Spill utilizza Raggio Aurora su Graveler. Speriamo che non usi autodistruzione. No, non ne ha avuto neanche il tempo. Abbiamo sconfitto entrambi i primi due Pokémon di Egidio. E Jolteon sale a livello 30. Magnifico. E Jolteon sta per imparare doppio calcio. Finalmente una nuova mossa. Mi sto quasi per commuovere. Cancelliamo attacco rapido, direi. È la meno potente delle mosse. E un 2-3, puff! Jolteon impara doppio calcio. E adesso, signori, ovviamente saremo molto più forti. Galpin usa tossina? No, per ora non usa niente. Ed ecco signori un bel Seal, che a quanto pare è un altro Pokémon di tipo ombra. Quindi vediamo un po'. Utilizziamo Spin Galpin, un Pokémon veleno, giusto? Quindi usiamo Fangol Sberla su Galpin e Tuono Onda su Seal. Perfetto. Jolteon usa Tuono Onda e paralizziamo Seal nemico. Che è un Pokémon di tipo gelo, a parte tutto. Anche un Pokémon molto interessante. Seal utilizza Onda Oscura. Vediamo un po', questo fa anche abbastanza danni. Però tuttavia i Pokémon di tipo ombra sono svantaggiati rispetto agli altri Pokémon, perché alla fine danni non ne fanno. Spill utilizza Fango Sberla, che non sembra levare poi più di tanto al Galpin nemico. Dio, speriamo che non usi Tossina, signori. Ma no, Galpin usa Onda Shock. Wow, questo Pokémon è un portento. Onda Shock ma non riesce a sconfiggere Spill. Quindi cambiamo bersaglio, usiamo Corpo Scontro su Galpin. E doppio calcio su Galpin. Coraggio. Vediamo un po' di mandarlo KO. Jolteon usa doppio calcio. Vediamo. Ah, ma non gli leva niente questo Pokémon che è d'acciaio. Spill utilizza corpo scontro. Cioè, incredibile, è il Pokémon più resistente che abbia mai visto. Veramente incredibile. Galpin usa botta. Galpin fallisce. E Seal riutilizza onda oscura. Coraggio, dai, che sei paralizzato, come fai a colpire?
Ecco, io quando vengo paralizzato non riesco ad attaccare per diversi turni. Ora usiamo raggio aurora su Sgalpin. Benissimo. E morso su Galpin. Ma ho paura che se eliminiamo Galpin e poi le mosse vengono dirette verso Sil, saremo fregati. Va bene, almeno usiamo raggio aurora, che è una mossa dello stesso tipo di Sil, quindi non dovremo correre troppi problemi. Vediamo un po'. Spill utilizza raggio aurora e shotta in un colpo il Pokémon nemico. No, non gli fa neanche un baffo. E Sil si rialza. L'attacco però è calato. E ora utilizza nebbia oscura, che aumenta la sua illusione o diminuisce l'illusione dei miei Pokémon. Vediamo un po'. Sì, l'illusione di Spill cala a picco, così come quella di Jolteon. Direi che questa è un'ottima mossa contro chi usa doppio team. A questo punto usiamo Fango Sberla su Sil e Morso. E Morso su Sil. Anzi no, torniamo indietro, usiamo Morso su Sil e con Spill non facciamo niente. Direi di usare Echo Spill, però non possiamo fare niente. Chiamiamolo e poi usiamo Morso. Tanto un morso non può eliminare uno Spill. Su coraggio. Precisione di Spill in aumento. E Jolteon utilizza Morso. Coraggio. Opla! Abbiamo levato anche abbastanza vita a questo Pokémon. E Sil è paralizzato, non può attaccare. Chiamiamo di nuovo Spill e riusiamo Morso. Coraggio, Jolteon. E ti prego, non fare brutto colpo, Jolteon. Non fare brutto colpo. E Jolteon usa Morso! Ah, mamma mia, ho preso una strizza. E a questo punto Sil riutilizza Onda Oscura. Ma possiamo a questo punto catturarlo. Ecco, Spill ha subito un bel colpo, così come Jolteon. Lanciamo adesso la nostra bella Klepto Ball. Eccola qui. Penso che una Pokéball basti. E adesso usiamo un'altra con Onda. No, chiamiamola uguale. E Neil lancia la sua Klepto Ball per catturare anche un altro Pokémon Ombra. Vieni a me, Sil. Coraggio. E uno. E due. E tre. Congratulazioni, abbiamo preso un altro Pokémon di tipo Ombra. Molto bene. A questo punto abbiamo sconfitto anche questo allenatore. E dovremo affrontare, penso, il capo, Arpagone. Oh mio Dio, signori, vediamo un po'. Speriamo.